e speriamo che questa sia la gara più bella dell'anno, perché merita tantissima attenzione questa gara. Noi partiremo con il massimo delle intenzioni e la voglia di arrivare più in alto possibile e faremo del nostro meglio. La bimba ci accompagnerà e arriveremo sino alla fine così. Diciamo che partecipare alla Targa Florio è una sfida a se stesso, perché è una gara molto competitiva, è una gara molto lunga di affrontare. E vogliamo partire con il piede giusto, sperando che tutto vada bene. L'importante comunque è arrivare e poi che venga bene più in alto possibile, però l'importante è partecipare e poter arrivare alla fine, perché è difficile, è un percorso molto insidioso, un percorso molto lungo e è da fare bene, speriamo tutto. Messineo, loro sono vincitori di classe A7, ok, sono, voi siete alcamesi, ben trovati, e allora applauso, coppe,
da parte del presidente Pizzuto. Mariano Bruno e Calogero Messineo, la loro Opel Astra GSI della PS Start. Con chi parlo? Chi è il loquace? È il pilota, va bene. È il pilota il loquace, anche perché tu sei ormai senza voce. Hai urlato completamente, sicuro si è rotto l'interfono. Le conosciamo, le rally le conosciamo. E allora caro, intanto ben trovato, che gara è stata la vostra? Diciamo che la Targa Florio è sempre una gara bellissima da fare, da affrontare, però è molto dura comunque, come sappiamo, perché ci sono delle prove abbastanza, ci sono delle strade bellissime e ne abbiamo avuto dei problemi dalla partenza sino alla fine, però comunque siamo contenti perché arrivando qua è come una vittoria, anche se non vinci, però va bene così, grazie a tutti. Complimenti davvero per la sportività, salutateci Alcamo, che peraltro, per chi non lo sapesse, è la città che ha dato i natali ad un grande pilota che è Gian Alesi, perché loro in realtà fanno Alesi di cognome, quindi Alesi perché poi si è trasferito in Francia da bambino. Alcamo, chi arriva adesso, cari amici? I secondi di A7, ecco qui, infatti, numero 24. Secondi di classe A7.